E siamo sempre qui in cucina. Ho spostato un po' gli sgabelli, adesso metterà a fuoco, ok. Ho spostato un po' gli sgabelli, ho dato una brevissima passata con la lavapavimenti, ma oggi dovrò andare a lavare bene bene il pavimento, cioè tutta la parte della cucina bene bene con uno straccio, la classica mazza per lavare a terra. Anche perché ci sono varie macchie che non vanno via neppure con la lavapavimenti e quindi devo andare proprio a strigliare. Adesso mi sto andando a lavare, anzi sono già andato a lavare dopo 10.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 sciacquate la verdura, queste bietole rosse che ho messo nel piano superiore del Bimby. Stavolta non utilizzerò la classica pentola a vapore che ho, ma il Bimby sempre con la funzione varoma a vapore, anche perché qui nel boccale sono andato a mettere delle cipolle, delle carote, del sedano e non mi ricordo più cos'altro, vabbè, insomma altre verdure per andare a fare un piccolo passato di verdura. Quindi andrò a mettere anche del grano saraceno all'interno, poi andrò a frullare il tutto e andrò a cuocere, quindi vado ad ottimizzare onde evitare di prendere dopo la cottura delle verdure il mini pimer per andare a frullare. Faccio tutto qui dentro, anche se come vedete le porzioni e le quantità nel Bimby sono sempre, secondo me, a mio avviso, molto limitate. Adesso vado a mettere tutto il boccale qui sopra e accendo il Bimby. Dentro ovviamente già ho messo dell'acqua per andare a frullare bene. Stavolta farò senza nessun tipo di soffritto, olio eccetera, metterò tutto a crudo, quindi tutte le verdure le ho tagliate, tantissimo sedano come vedete perché è molto diuretico. Quindi vado prima a frullare ben bene il tutto, poi vado a portare ad ebollizione, farò bollire per circa 20 minuti e intanto andranno a cuocere a vapore anche le bietoline. Allora, ho frullato il tutto, lo faccio anche per risparmiare sui tempi di cottura, in quanto le verdure già frullate precedentemente cuociono prima. Adesso vado a mettere il contenitore del varoma qui sopra e poi avvierò la cottura. Non c'è niente di meglio che fare delle verdure nel periodo primaverile, così cominciamo a depurarci un pochettino. Allora, ho chiuso il coperchio e adesso metto una 25 minuti, faccio andare prima i primi 25 minuti, così mi porto avanti intanto per fare altre cose. Vado a mettere a varoma, intanto lavo un po' tutto questo macello e do anche una passata ai pavimenti, anzi prima sulla la mia penisola, anche perché si è sporcata tantissimo in quanto ho spostato le verdure, alcune verdure crude che avevo fuori al balconcino della cucina. Infatti lì si intravedono, non so se riuscite a vedere, no, non si riesce a vedere, sono delle cassettine in cui avevo la verdura, perché ogni volta mi portano quelle vecchie e do quelle nuove per evitare plastiche, buste eccetera. E andrò a pulire il tutto oggi con Mister Prope, questo mastro lindo che mi ha regalato la mia amica Angela dalla Svizzera. Qui non lo fanno più, ve l'ho proposto milioni di volte in tanti video vecchissimi, era uno dei miei preferiti, uno dei migliori detersivi in assoluto secondo me, veramente ne bastano poche gocce sia per lavare a terra all'interno di un secchio con 5 litri d'acqua, oppure puro per andare a sgrassare le varie superfici. Davvero è super super top, ma qui non lo fanno più, infatti credo sia stato proprio dismesso dal mercato, almeno così sapevo. Fatemi sapere se voi lo trovate più, c'è anche la versione bagno, insomma ve l'ho fatto vedere già tante volte. Adesso finisco quest'ultima boccettina e vado a pulire tutta la cucina. Eccoci qui al Vulcano Buono. Ogni volta che guardo questo centro commerciale penso proprio alla sua unicità. È troppo bello, bellissimo, sembra davvero un vulcano. Non vedo l'ora che fioriscono pure le piantine sopra, perché di solito mettono dei fiori in alcune parti, ed è bello bello bello, molto molto originale. Progettato mi sembra proprio da Renzo Piano. Bello bello bello, in primavera uno spettacolo.
cosettine per gli uccelli. Siamo andati lì. Allora, vediamo qui che c'è. Quanto è bella questa scatola. Quello che mi regalò Claudia a Natale e niente, là sopra quel mobile non mi piace tanto come sta, e visto che non ha una collocazione non posso metterlo neppure sotto il cartongesso perché non c'è più la predisposizione, non l'ho fatta fare ovviamente, e stavo cercando qualcosa da poter con la quale poter nascondere il proiettore. Voglio vedere un po' che mi posso inventare. Cioè tipo ad esempio tutte queste lanterne qui che potrebbe andare bene, tipo all'interno di una cosa del genere per farvi intendere, e poi spara la luce dall'altro lato. Difficile trovare qualcosa di carino, insomma, che stia bene a casa. Ci sono tante cose decorative per Pasqua, tra cui queste uova molto molto carine, e anche con prezzi migliori di Casa Shop. Allora, questa qui è un po' trash, sinceramente è una cosa che non mi piace, non me ne voglio nemmeno chi l'ha comprata, ma sinceramente una conchiglia nella sua bellezza, nella sua eleganza, è stata proprio depistata da questa invenzione, tra l'altro è una lampada a LED. Siamo usciti da poco dal centro commerciale e ho preso alcune cosettine, anzi solo asciugamani da Coin Casa, che tra l'altro mi piace molto molto di più di Casa Shop. Infatti le asciugamani che ho preso sono di ottima qualità rispetto a quelle di Casa Shop che ho preso, e sono anche molto un po' più doppiette, e le ho pagate anche non tantissimo in quanto c'era questo sconto del 50%. Poi appena arrivo a casa ve le faccio vedere, sempre bianche ovviamente. Allora, per pranzo sto andando a farcirmi delle piadine, alcune già le ho farcite, queste qui della Mulino Bianco, semplici piadine, stavolta non quelle integrali, con dell'hummus. Hummus è un trito di carote crude, senape, aceto balsamico, glassa di aceto balsamico, poi cipollotto fresco, e l'hummus invece l'ho fatto con paprika, curcuma, un po' di tahina, un po' di aglio, dell'olio. Non ho messo il limone perché ho messo la senape nelle carote e nel cipollotto, dei capperi, ho frullato un po' il tutto, e andrò a mettere anche del tabasco. Io le piadine a pranzo le amo, le adoro, e non per dire, i miei hummus piacciono davvero sempre a tutti, perché li faccio sempre molto molto vari. Infatti adoro mettergli dentro delle verdure, arricchirli con cose anche un po' più zuccherine, tipo mele. Insomma, mi piace molto sperimentare l'hummus in vari modi. E rieccoci qui. Allora, io ho cavalletto alla mano, continuo il vlog di ieri, perché ieri quando sono rientrato non ho più filmato nulla. Ad ogni modo, sì, mi vedete così perché stavo andando a provare una cravatta che avevo preso tantissimo, ma proprio tantissimo tempo fa, da OVS, e non perché c'era un'offerta, l'ho pagata pochissimo, credo neppure 10 euro, e volevo andarla a provare, ma in realtà ho trovato per puro caso di nuovo la macchinetta fotografica, perché l'avevo persa in casa, figuratevi a che livello sto, e l'ho trovata per puro caso in un cassetto, e quindi ho continuato di getto il vlog. Allora, come avete visto, ieri sono stato al centro commerciale Vulcano Buono, era da tantissimo che non ci andavo e mi ha fatto davvero molto strano, visto che io ci andavo prima spessissimo, poi ovviamente con la pandemia eccetera eccetera non sono più andato. Ma ragazzi, sono rimasto scioccato letteralmente, perché hanno chiuso decine e decine di negozi. Davvero era uno dei miei centri commerciali preferiti, ma sono rimasto davvero super sorpreso in negativo, ovviamente. Dicevo, e non so come mai hanno chiuso, io sto schiattando, non so come
come mai hanno chiuso, ma davvero tanti, tanti, tanti negozi. Questo mi è dispiaciuto tantissimo perché spero che almeno le persone che lavoravano all'interno non abbiano perso totalmente il lavoro, ma almeno siano state trasferite. Ad ogni modo, sono stato da Coin Casa, che è un negozio che prima, tanti anni fa, c'era anche qui nella mia città. E io ho preso la poltroncina che ho, non so se ve la ricordate, quella in ecopelle piccola, squadrata, l'ho presa proprio da qua in casa. Proprio tanti anni fa, quando ho preso insomma la mansarda, e con i saldi Coin Casa mi sono sempre trovato benissimo. Ho preso sempre cose di qualità, però anche a basso prezzo. Senza saldi, a volte i prezzi sono un po' più alti, ma in linea con quelli di prodotti di buona qualità, perché secondo me hanno delle ceramiche e hanno dei tessili di buona 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 qualità. Infatti ho preso queste asciugamani, due piccole e tre grandi. Queste qui sono fatte in questo modo, non vedo l'ora di andarle a lavare e ve le faccio vedere. Adesso non si vede la trama. Allora, prima di tutto sono molto molto spugnose e morbide al tatto. In videocamera purtroppo non si vede bene. A mettere a fuoco, ecco, vedete, c'è una righetta così che percorre tutta la larghezza dell'asciugamano. Sembra proprio quelle degli hotel. Mi piacciono tantissimo le asciugamani bianche fatte in questo modo, veramente molto pappose, come dico io, e sono molto molto morbide. L'unica cosa è che ho letto che non si possono lavare a 60 gradi, ma massimo a 40. Questo perché penso che abbiano problemi a ritirarsi un pochettino, ma io comunque proverò con un lavaggio a 60 gradi di tutte. Infatti adesso le vado a mettere. Questa qui è quella più piccolina. Davvero molto belli i tessili di Coin Casa, e molti di questi sono di ottima qualità. Questo è 40-60 e 100% cotone. Infatti mi meraviglia questa cosa che non si possano lavare a 60 gradi, ma io comunque i bianchi li lavo a 60 gradi e me ne frego. Ci proverò comunque al costo di disintegrarli, ma ci provo. E poi quest'altro che è 100x60. Come qualità non hanno niente a che vedere con quelli che ho preso da Casa Shop, che ho pagato intorno ai 7,50 euro. Mi sembra che costano 15 euro a prezzo pieno. Sono comunque buoni, morbidi, resistenti, ma non sono come questi qui. Proprio già al tatto ve ne rendete conto. Il prezzo di questo grande è 9,45, in offerta al 50%, altrimenti lo pagavate 18,90. Anche il prezzo è un po' più alto, ma la qualità non ha niente a che vedere con quella di Casa Shop. Inoltre sono stato da Tedi e visto che nella mia zona, nella mia città, non c'è il negozio Tedi di cui voi mi parlate spessissimo, è molto simile alla catena Kick, che invece nella mia zona c'è, ma non ha tanta scelta. Mentre questo negozio Teddy è davvero molto molto fornito, a tanti gadget, tanti oggetti, tanta oggettistica, tante cose per il DIY, e mi piace davvero moltissimo, soprattutto per i prezzi. Soprattutto per quanto riguarda le decorazioni pasquali, ho trovato delle cose carine, non le ho prese perché preferisco fare cose da me con quello che già ho, non vado più ad acquistare come prima, se avete visto, tutti questi oggetti di decorazione per la casa, anche perché penso che a un certo punto poi sia un po' più saturi e quindi preferisco farmi delle cose da me. Ma se dovete acquistare o se dovete fare dei pensierini particolari per Pasqua, andate a dare uno sguardo nei negozi Teddy, perché ha delle cose, degli oggetti davvero molto carini. Vi ho fatto vedere le uova, vi ho fatto vedere qualche coniglietto, anche dei cestini di carta fatti bene, se volete mettere per esempio all'interno delle uova di cioccolato piccoline, fare dei piccoli da poter regalare anche a degli ospiti, con prezzi davvero molto molto bassi rispetto a Casa Shop. Quindi, se proprio devo acquistare qualcosa, lo farò lì anche in futuro e meno da Casa Shop, perché ho notato che non ha poi tantissima scelta ultimamente Casa Shop rispetto appunto a questo Teddy che mi avete sempre straconsigliato. Ovviamente, come in tutti i negozi, anche in questo bisogna saper scegliere bene.
bene. A volte hanno delle offerte, soprattutto per i materiali per DIY, eccetera. Ad esempio, colori, pastelli. A volte ho preso alcune cose per i miei nipoti e davvero mi sono piaciute molto, molto anche per il prezzo, perché molto spesso trovate le stesse cose a prezzi più alti, invece qui i prezzi sono molto abbordabili. Ma ovviamente, come in tutti gli altri negozi, c'è tanta scelta, tante cose, secondo me molto dozzinali. Però se sapete scegliere, ad esempio, quell'uovo di ceramica oppure dei coniglietti di ceramica davvero fatti bene, sarebbero super carini su una tavola allestita bene per Pasqua e diventerebbe anche una tavola molto molto chic. Non so se mi gira, ci sto pensando, se i prezzi alla fine della fiera, se vado ad acquistare 3-4 prodotti, non sono molto alti, potrei pure farci un pensierino se farò Pasqua qui a casa. Ma non so, non sono ancora sicuro, perché forse dovrei spostarmi, anche perché dovrò affrontare l'ennesima spesa che mi distoglierà dall'acquisto per un bel po' di tempo del divano. Infatti, come avete visto, io sto facendo tutto man mano, dopo tutto quello che mi è successo per la ristrutturazione, sto facendo step by step tutto, perché ovviamente, ragazzi, le finanze qui scarseggiano sempre, soprattutto quando dovete muovervi per fare cambiamenti in casa. Ma il grande cambiamento che devo fare, perché oggi sono stato, stamattina sono stato anche da tappezziere, perché da questo tappezziere in realtà avrei dovuto fare un divano, il mio divano disegnato da me, ma non lo farò più, perché mi orienterò sul cambio di tutte e 24 le mie tende qui a casa. Già mi ha dato tutti i tessuti per andare a scegliere. Io ho scelto questi qui perché sono facilmente lavabili e stirabili. Ragazzi, non ne posso proprio più con il sistema di IKEA, che dall'inizio mi ha dato sempre tanti problemi. Questo bastone qui sono andato ogni volta a cambiarlo, mi ha dato sempre problemi nella chiusura, che non si chiude mai tanto bene, a un certo punto si ferma lì. Visto che io ho 24 tende da andare a lavare ogni volta per tutta la zona giorno, diventa sempre un casino ogni volta andarle ad appendere, lavarle, stirarle, anche perché questo tessuto, che secondo me è bellissimo di IKEA, però ragazzi, ogni volta andare a stirare 24 tende, vi assicuro che non è proprio più il caso, anche perché questa è stata lavata da pochissimo, stirata da pochissimo e già si è fatta uno schifo. Allora, vi dirò, come tessuto mi piace di più questa qui di IKEA. Infatti, quando sono andato all'inizio dal tappezziere, non mi piaceva nessun tipo di tessuto, volevo proprio una cosa del genere, sia come colore sia proprio come tessuto, a toccarlo, insomma. Mi ero fissato su questa cosa, ma ahimè, nel tempo, soprattutto proprio perché la chiusura di questi bastoni non è proprio agevole, davvero è scomoda perché si inceppa ogni volta devo andare a tirare, insomma, sono stati davvero una delusione questi bastoni di IKEA. Non tanto le tende, perché le tende, vabbè, bisogna andarle a stirare, però a questo punto ho deciso, no, la spesa la devo fare, mi devo accordare un po' per il prezzo, perché sono 24 tende, è vero, 2, 4 per ogni finestra. Quindi ho 6 finestre, qui diventa davvero una spesa abbastanza importante, ma è una cosa che devo fare assolutamente. Il divano lo farò poi, ovviamente devo ancora accordarmi bene bene sul prezzo. Sto scegliendo il colore, lo voglio fare sempre identico a queste qui, quindi lo farò bianco e questo colore sotto. Non so se riuscite a vedere questa specie di tortora, cioè questo qui, quello di mezzo, insomma. Quindi non mi voglio assolutamente discostare dai colori che ci sono già, perché non voglio una cosa diversa. In più voglio una ricciatura fatta in modo diverso, un po' più regolare. Questa è stata fatta da noi così, perché vi ripeto, avendo avuto tutte le spese che devo ancora affrontare per andare a cambiare più in là, non dico ora, ma più in là, tutti i battiscopa, insomma. Devo rifare tutto da capo perché ho interrotto, come vi ho detto mille volte, la ristrutturazione, quindi devo fare tutto step by step. E quindi all'inizio avevo pensato di risparmiare sulle tende, ma questo sistema di IKEA, ragazzi, che non credo che facciano più, è davvero scomodissimo. Non ve lo consiglio. Le tende, se ne avete poche e volete stirarle, va bene pure, perché queste possono essere messe anche a bastone, non per forza, cioè a bastone tubo
tubolare semplice, non per forza bastone, quello che si mette insomma al soffitto, ma nel mio caso specifico non sono affatto adatte. Vi ripeto perché sono 24 tende, sono messe su questi gancettini al bastone attaccato al soffitto, insomma è una cosa scomoda e soprattutto quando dovete pure andarle a stirare diventa davvero improponibile. Quindi era una spesa che già avevo pensato di dover affrontare, perché ho visto da subito che questi bastoni non andavano bene, li ho cambiati con altri ma non mi hanno soddisfatto neppure questi. È proprio il sistema di IKEA che non mi piace affatto per questo tipo di bastone che si monta a soffitto. Quindi oggi ripasserò di nuovo dal tappezziere, concordiamo un po' il lavoro anche per i tempi, che saranno sicuramente un po' lunghi, ci vorrà almeno un mese e mezzo, anche perché io non sarò disponibile in alcune date per farlo venire a misurare eccetera eccetera, quindi dobbiamo accordarci un po' per quanto riguarda costi e tempi, ma è una cosa che devo fare per forza, altrimenti diventa troppo un casino gestire delle cose in questo modo. Non per dire sempre la stessa cosa, perché non mi voglio più fossilizzare sulle cose negative, ma quando vi fanno un danno poi ne porta dietro anche altri, come in questo caso. Ma contentissimo così, perché casa mia l'adoro e mi piace a prescindere dalla tenda, senza tenda eccetera eccetera eccetera. Ad ogni modo io vi saluto qui, onde evitare di allungare troppo questo video, ci vediamo al prossimo video, grazie di essere stati con me anche oggi e fatemi sapere voi che cosa avete acquistato per Pasqua, se state già decorando casa e soprattutto se avete un Teddy nelle vicinanze. Vi mando un grandissimo abbraccio, una buonissima giornata e alla prossima, ciao!